Buonasera a tutti, sono Rita Lucrezziano di Voglia di Leggere la Palò e quest'anno ho partecipato come giurata insieme ad altre componenti del gruppo di Voglia di Leggere al Premio Viadana 2024. In lista erano candidati quattro libri e adesso vi parlerò di ognuno di loro e anche di come si sono posizionati nella graduatoria. E il premio è stato molto interessante perché per ogni libro c'è stata la possibilità di potersi confrontare con l'autore, quindi c'è stato un incontro ed è stato veramente molto interessante e a mio parere veramente molto molto utile, sia per svolgere la funzione di giurato, ma sia anche per capire meglio il testo, le intenzioni dell'autore e appunto cosa voleva esprimere attraverso il suo libro. Il primo libro che abbiamo letto è Il Pozzo vale più del tempo di Ginevra Lamberti. Questo è stato il primo libro in concorso ed è il libro che però si è rivelato ultimo in graduatoria. È un libro distopico, il tema distopico è sempre un tema difficile, è un genere particolare, non a tutti piace e a volte ci sono dei preconcetti di base. Ha utilizzato un linguaggio molto diretto, molto moderno. È una denuncia climatica soprattutto di quello che potrà accadere, perché in questo mondo, che lei in realtà individua comunque come la sua regione, come il Veneto, quindi ha descritto veramente il suo territorio in maniera veramente eccelsa, immagina il mondo post-apocalittico in cui il bene primario, l'acqua, è molto importante e si formano questi villaggi su in montagna vicino appunto a dei pozzi e la protagonista, la bambina Dalia, si trova in questo mondo nuovo, abbandonata e deve ricostruire tutto, tutti devono ricostruire tutto. È molto crudo in alcune parti, in alcune scene, ma rende bene l'idea della sofferenza di questo mondo abbandonato e con un grave problema climatico. E in questo l'autrice riesce assolutamente tantissimo. Dando la voce a una bambina, vedendolo con gli occhi, diciamo, dell'infanzia, dà comunque una speranza che poi il mondo in qualche modo possa comunque ritrovarsi e ricontinuare ad andare avanti. E questo è stato il primo libro appunto candidato del premio Viadana.